Continuiamo oggi la nostra serie di piccoli video bigini sull'utilizzo dei mixer audio per non professionisti, per utenti normali, anche perché fortunatamente non si sono visti all'orizzonte nei commenti gli haters, gli odiatori di professione, quelli che non perdono occasione di criticare chiunque si esponga nel parlare di qualche cosa in maniera molto semplice. Vi assicuro che è più difficile parlarne in maniera semplice, immediata e utile che usare terminologie e approfondimenti molto tecnici. Oggi infatti vorrei ripassare con voi tutta questa serie di buchi, gli ingressi e le uscite, buchi dove normalmente ci si infila qualsiasi cosa a seconda del connettore che si è tirato fuori dalla borsa, dal cassetto dei cavi. Invece ognuno di questi ingressi e di queste uscite va usata correttamente per ottenere il massimo dal nostro mixer che magari abbiamo acquistato con particolare attenzione. Dobbiamo avvicinarci al mixer per vederlo nel dettaglio. Eccoci finalmente davanti al mixer e direi di cominciare col dare il nome giusto, alle varie zone del mixer. Questi sono tutti gli ingressi del mixer, queste sono le uscite del mixer, quindi ricordiamoci di dare il corretto nome alle varie connessioni, ingressi e uscite. Poi abbiamo il gain, del quale abbiamo già parlato, questa che è la zona dell'equalizzatore e questi che sono gli ausiliari, dei quali parleremo sia di l'una che dell'altra in una futura e prossima puntata del bigino sui mixer, dicevamo. Vediamo più da vicino gli ingressi. Rieccoci qui in campo ancora più ravvicinato, dove possiamo apprezzare gli ultimi 6 canali che abbiamo precedentemente visto e riconoscete ancora la parte delle uscite sempre che abbiamo visto in precedenza. Dedichiamoci al singolo canale di ingresso, il 12 ad esempio in questo caso. Notiamo che c'è il connettore XRL, spesso chiamato Canon, ma Canon in realtà è il nome commerciale della prima ditta che ha creato lo standard e che è diventato il nome per antonomasia di questo connettore, che si chiama correttamente XLR. Nell'XRL vediamo che c'è scritto MIC, guarda caso vuol dire che è dedicato all'ingresso dei segnali microfonici, che come abbiamo visto in precedenza sono segnali molto molto bassi. Subito sotto vediamo un ben fatto ingresso jack 6.3 di linea, come dice la scritta, che guarda caso serve per inserirci solo ed esclusivamente gli ingressi dei segnali di linea. I segnali di linea sono quelli prodotti dagli apparecchi di solito dotati di batterie o di cavi di alimentazione e quindi per loro natura sono ben più alti. Ecco perché dobbiamo fare attenzione a non confondere assolutamente questi due ingressi. Nell'ingresso microfono abbiamo detto solo i microfoni, solo il segnale dei microfoni molto basso, perché qua dietro c'è il famoso preamplificatore di cui abbiamo già parlato. I segnali di linea dovranno entrare assolutamente qui e solo qui. Se li inserissimo qui distorcerebbe assolutamente il preamplificatore microfonico. Idem, un microfono inserito qui non si sentirebbe perché qui ci si aspetta un segnale molto alto. Una menzione particolare per i radiomicrofoni. Dove va un radiomicrofono? Qui o qui? Beh, se guardate il retto di un radiomicrofono degno di tale nome, quasi sempre ci sono i due standard, l'uscita microfono che andrà collegata qua o l'uscita a livello di linea che andrà collegata qua. Ne sceglieremo una e utilizzeremo il corrispondente adatto. Ancora più sotto c'è l'insert. L'insert è un punto molto particolare, è un punto che, come dice il nome, una parentesi, l'ingresso insert è presente solo nei mixer di un certo pregio, non c'è in tutti i mixer. Dicevo, serve per poter inserire letteralmente un connettore particolare, cioè un jack che impropriamente chiamiamo stereo, che permette al segnale di uscire, di essere collegato a un device esterno, tipicamente un compressore o un equalizzatore, e di rientrare sempre da questo connettore. Ecco che ci troveremmo il nostro compressore o equalizzatore inserito nella strip, nel percorso di questo canale microfonico. Quindi l'insert lasciamolo solo a chi lo sa usare, a chi sa che cosa vuol dire, ma serve per inserire nel percorso di segnale un'apparecchiatura esterna. Passiamo adesso invece ai due, ma ce ne possono essere anche i più, ingressi stereo. Non hanno il connettore XRL per il microfono, sono dedicati solo alle linee e ovviamente essendo stereo hanno due ingressi, due jack, uno dedicato al canale sinistro, uno dedicato al canale destro. Quindi quando attaccheremo il nostro PC, il nostro iPhone, il nostro CD, ci troveremo inevitabilmente con due jack che, sperando senza riduzioni, infileremo nel canale sinistro e nel canale destro e con un solo slider potremo pilotare tutto il segnale stereo senza doverne utilizzare due preziosi perché dedicati ai microfoni.
A fianco al canale sinistro vedete la scritta mono. Questo sta a indicare che nel caso avessimo un segnale mono, possiamo comunque infilarlo qui sacrificando il destro, e il segnale mono verrà distribuito uniformemente nei due canali. Quindi un solo jack ci permetterà di distribuire il segnale a tutti e due i canali del nostro panorama stereo. Bene, abbiamo visto XRL, jack, ma c'è un'altra cosa che sono sicuro che sarà stata causa di problemi per qualcuno. Sono questi quattro connettori RCA. Siccome spessissimo ci troviamo nel cassetto, il connettore RCA viene spesso usato. In realtà, questa piccola zona qua, come ancora una volta scritto sia sul manuale che sulla serigrafia, serviva in origine, oggi sempre meno, per collegarci un registratore a due tracce, perché spesso i mixer venivano utilizzati anche per registrare. E quindi vediamo due coppie di RCA, standard tipico dell'Hi-Fi. Uno dedicato all'uscita per andare al registratore e uno dedicato al ritorno dal registratore per poterlo sentire. Questa caratteristica ci spiega anche perché l'uscita record out, quella che andrebbe al registratore, è indipendente dal volume del master che è qua sotto. Il volume del master può essere alto o basso, ma da qui continuerà ad uscire il suono dosato dagli slider senza che venga dosato dal master. Una cosa simile per questo input con RCA è dedicato in origine all'ascolto della registrazione, quindi quello che inseriamo in questi due RCA va direttamente nel master senza passare da nessun controllo, quindi non si potrà né alzare né abbassare il volume. Quindi usatelo solo per quest'uso, non come ingresso dedicato ad essere miscelato con altri strumenti, perché la miscelazione sarà estremamente difficile andando direttamente nel master. Vediamo adesso le uscite. Le uscite sono molteplici, come bene che sia per un mixer. L'uscita principale la riconosciamo perché c'è il famoso XRL bilanciato. La bilanciatura meriterebbe un discorso a parte molto lungo. Ancora una volta la scritta mix è la stessa, mix left e mix right è la stessa che troviamo sugli slider qui sotto, questo ci aiuta anche a riconoscerlo. Poi abbiamo un'uscita monitor out, left e right, sempre stereo, non fa altro che in questo caso replicare questa uscita con un altro standard, magari per mandare il segnale a una seconda coppia di casse o a un ascolto personale o a quant'altro. È un'uscita supplementare che ci può aiutare. Diverse invece sono le uscite AUX out 1 e AUX out 2, sono le uscite degli ausiliari, ne abbiamo accennato prima. Gli ausiliari sono dei mixer nel mixer, nel quale poter fare un messaggio dedicato da mandare ad esempio alle spie sul palco per il cantante, o ad esempio a un effetto, cioè un reverbero, un eco, per poter pilotare le spie e l'effetto con un messaggio diverso da quello che invece esce dal master principale. Quindi master principale, master secondario, chiamiamolo monitor, uscita dell'ausiliario 1 e dell'ausiliario 2 regolate dalle loro manopoline, e per finire l'uscita cuffia, che è inutile che spieghi cosa serva, lo sappiamo. Spero di essere stato chiaro e ci vediamo al prossimo bigino per utenti normali.